La medicina negli ultimi 20-30 anni e di più è diventata sempre di più una scienza esatta. Chiaro che poi su questo c'è l'intuito del medico, cioè l'intuito del medico che è in grado di fare un'anamnesi estremamente accurata, riconoscere il paziente. La semiotica, l'arte di poter riconoscere i pazienti è fondamentale, però dall'altro canto abbiamo tutta la scienza ed è tutto è alla base. Pensiamo per esempio a tutto quello che è il futuro che abbiamo sul bioma intestinale, sui vari tipi di bioma che sembrano essere sempre più fondamentali e assolutamente non conosciuti, quindi le ultime tecniche che ci sono, tipo quelle di shotgun per identificare il bioma, sono certamente l'avvenire su questo. Quindi la medicina è qualcosa in cui bisogna combinare dall'altro uno studio estremamente rigoroso con statistiche precise e poi il futuro sa anche della medicina di precisione quando riusciremo ad avere e informazioni sull'effetto delle varie medicine col genoma dei pazienti, anche la necessità che il medico stabilisca un'empatia con il paziente. Cioè è fondamentale che ci sia un contatto psicologico forte fra il paziente e il medico. L'altra cosa principale, secondo me, che differisce la medicina dal resto è che gli esperimenti sono molto, ma molto delicati, perché c'è il problema che stiamo giocando con la vita delle persone. Fare esperimenti in cui si propone a dei malati che rischiano la vita, oncologici, di fare una terapia, un'altra terapia, pone dei problemi etici. Perché tanti fisici si dedicano alla medicina e anche per il Covid molti si sono cimentati sui modelli matematici? Ma guardi, il problema è che essenzialmente c'è un vecchio aforisma, credo, di Russell, che la matematica è una scienza di cui non si sa di che cosa si sta parlando. E il motivo è molto semplice, cioè se uno dice 2 più 2 fa 4, il 2 più 2 si può applicare alle mele, alle pere, agli elefanti, agli alberi e così via. E dall'altro ci sono queste situazioni di epidemiologia, dove lì bisogna capire bene le statistiche, che è una delle cose che i fisici fanno è proprio avere i dati e poi interrogarsi sulla validità dei dati, perché è chiaro che se uno prende i dati che escono fuori dai notiziari hanno anche quelli degli errori, delle imprecisioni. Questo è da un lato per quanto riguarda il Covid. Dall'altro, l'appunto fondamentale è che la medicina, specialmente con la medicina moderna, abbiamo una quantità enorme di informazione. È necessario per gestire tutto questo l'uso dei computer, ma i fisici sono abituati ad utilizzare i computer per gestire i dati. Poi il problema è a questo punto fondamentale anche capire che algoritmi bisogna fare, inventarsi gli algoritmi, inventarsi le idee. Quindi a questo punto l'interazione fra la medicina, sia la parte di biologia di base, poi la medicina anche andando sopra, diventa sempre più importante. Sono i servizi sanitari nazionali informatizzati, non come quello italiano che non è ben informatizzato, informatizzazione sta cominciando a balbettare adesso, che sono in grado di rispondere a delle domande battendo un click. A me mi ha fatto molta impressione uno studio fatto dal servizio sanitario inglese sul Covid, in cui loro paragonavano la mortalità da Covid rispetto alla mortalità da popolazione generale e avevano 26 milioni di casi di popolazione generale con cui facevano le statistiche. Il metodo clinico empirico che noi medici, noi internisti utilizziamo abitualmente, basato, come diceva lei, sulla puntigliosa raccolta dell'anamnesi e un'attenta valutazione dei segni e dei sintomi del malato, cioè la semeiotica, ha dignità di metodo scientifico?
Ah, certamente dignità di metodo scientifico. Il problema vero è come trasmetterlo in qualche modo in maniera stabile. È difficile spiegare, secondo me, come fare le ascoltazioni, come battere a una classe di studenti, scusi, dove batte i polmoni, intendevo dire. Infatti io ho l'impressione che il numero di medici che battono i polmoni stiano sempre diminuendo e si limitano. Gli internisti lo fanno. Sì, ma non tutti, però stanno diminuendo, si limitano con lo stetoscopio e così via, cioè battere i polmoni, sentire lo stomaco con molta calma. Per esempio il mio internista, quando deve sentirmi lo stomaco, ci mette 10 minuti perché aspetta che le mani si siano equilibrate alla temperatura della pelle in maniera che non ci siano resistenze addominali dovute al fare un oggetto freddo e così via. Però sono tutte cose che c'è un po' un problema di, secondo me, di comunicazione, perché non, è difficile comunicarle per scritto, è difficile anche farle fare a lezioni grandi. Quindi io sono abbastanza preoccupato che se non si fa uno sforzo, tutto questo sapere si possa un pochettino perdere. E quindi c'è veramente un problema di come raccogliere il sapere delle vari internisti, dei vari medici che hanno il loro sapere personale, come confrontarlo con quello degli altri e come poi portarlo in maniera tale che diventi un patrimonio comune delle future generazioni. Questo è un problema difficilissimo su cui io non ho soluzione. Il rapporto medico-paziente può essere tutto demandato alla tecnologia? No, assolutamente no, proprio per la necessità dell'empatia. Una necessità dell'empatia che deve esserci, questo collegamento che ci deve essere fra medico e paziente, e poi del fatto che il medico a volte ha delle intuizioni che non sono facili da mettere sulla tecnologia. È chiaro che la tecnologia è estremamente importante. Penso al saturimetro, quanto è stato fondamentale, ed è ancora fondamentale il saturimetro nel Covid, perché non potendo il medico fare la visita due volte al giorno all'ammalato, avere l'informazione del saturimetro sono fondamentali. Cioè il punto è che la tecnologia, secondo me, serve per sollevare il medico da tutta una serie di incombenze, cioè permettere al medico di avere delle informazioni più velocemente. Poi la tecnologia, è chiaro, se uno può mettergli un apparecchio un apparecchio che è postato da sul cuore, fa un elettrocardiogramma al volo, evita di dover fare l'elettrocardiogramma tutti i giorni. Però è chiaro che la tecnologia può essere fondamentale, se vuole, per fare in modo che il medico si concentri sulle cose più importanti. Questo c'è adesso da parte nostra una grande critica nei confronti del cosiddetto dottor Google, di andare a vedere su Google i sintomi e trovare una diagnosi. Lo so, ma infatti il dottor Google è molto pericoloso. Io lo uso, ma non tanto su Google, ma cerco, quando lo uso, cerco di trovare, uso più che altro gli articoli originali. Però è su PubMed. È su PubMed, quello è già una cosa diversa. Ma questo mi ricorda moltissimo l'incipit di Tre uomini in barca. Tre uomini in barca. Per non parlare del cane. Sì, per non parlare del cane, Tre uomini in barca, c'è il protagonista a cui avevano regalato un libro di medicina. Ed è arrivata alla conclusione che aveva tutte le malattie del libro di medicina tranne il ginocchio della lavandaia. Quindi alla fine capita. Alla fine capita e trovi tutto. Noi internisti parliamo sempre del paziente complesso, perché ha molte malattie, quindi c'è la complessità della malattia e dell'organismo malato nella sua completezza. A quale sistema può essere paragonato il paziente complesso e come può avvantaggiarsi dell'iperspecializzazione della medicina senza perdere una visione a 360 gradi?
Ma i paragoni sono sempre difficili da fare. Allora, parafrasando un famoso libro, Anna Karenina, mi piace dire che i sistemi semplici si rassomigliano tutti, i sistemi complessi, ognuno è complesso in maniera differente. Per quanto riguarda l'iperspecializzazione in medicina, io mi ricordo anche una conferenza che aveva fatto Silvio Garattini ai Lincei, sul fatto che con l'iperspecializzazione della medicina ogni medico può prescrivere le sue medicine e poi l'insieme delle medicine che vengono prescritte da medici differenti non sono compatibili fra di loro. E quindi è fondamentale che in una situazione di un paziente complesso i vari specialisti si parlino fra di loro in maniera tale che i vari specialisti possano in qualche modo scambiarsi le informazioni e poi evitare questi effetti iatrogeni che ci sono. Quindi è fondamentale a questo punto una comunicazione fra i vari specialisti una volta tanto, anche prescritte e così via, ma che ci sia un punto. Se in Italia ci fosse la famosa informatizzazione del servizio sanitario e un fascicolo accessibile a tutti i medici, è chiaro che gli specialisti possono leggersi quello che i vari medici hanno prescritto alla persona in maniera di potersi fare un quadro globale, perché specialmente se si parla di un paziente anziano, il paziente anziano non è poi spesso in grado di raccontare in maniera precisa tutto quello che gli hanno detto gli altri medici. Il più grosso sistema informatizzato in medicina è nato, diciamo, in Italia, spontaneamente adesso con il Green Pass. Cioè erano miliardi di dati che venivano incrociati e quindi una rete veramente molto fitta che potrebbe essere la base di un vero sistema informatizzato sui big data sanitari, con le implicazioni sui dati sensibili, la privacy, però è un sistema di grandissima prospettiva. E quello sì, però bisogna volerlo e pagarlo, perché da un lato su queste cose, se fatte bene, costano. Bisogna evitare di fare anche cattedrali nel deserto, cioè sistemi bellissimi dal punto di vista informatici e non user-friendly verso i medici, quindi è fondamentale incominciare. Credo che sia già stato incominciato un servizio di informatico generale, però a quanto capisco ancora non sta decollando. E secondo me è fondamentale che ci sia qualcosa in cui non solo la sanità pubblica, ma anche i medici privati possano accedere. Chiaro, i problemi di privacy sono estremamente delicati, però se non ci si muove in questa direzione è difficile andare avanti. Lei ha citato prima l'amico professor Garattini, che tra l'altro è stato il primo al quale abbiamo dato il premio Fadoi Medicina Interna qualche anno fa. E con lui ricordiamo sempre le difficoltà della ricerca in Italia, anche i finanziamenti scarsi. Perché la ricerca non riesce veramente a decollare anche come finanziamenti, come percentuale del PIL, come Agenzia Nazionale per la Ricerca? Quali sono gli ostacoli? Guardi, gli ostacoli nel passato secondo me erano anche dovuti che i governi tendono ad avere una visione su una scala di tempo piccola. Cioè la ricerca dà enormi vantaggi, però non dà vantaggi per la prossima elezione. Quindi e questo è un problema serio. Ora io ho l'impressione che con questo governo le cose stanno cambiando. Abbiamo avuto grossissimi investimenti nel Piano Nazionale di Resilienza e Sviluppo sulla ricerca e io ho forti speranze che nel prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, che uscirà o è già uscito, non so bene, e ci siano un forte investimento per i prossimi anni nella ricerca. Però è fondamentale, perché senza ricerca il paese non va avanti. Un'ultima domanda, professore. Il Covid prima e adesso la guerra con l'aggressione russa all'Ucraina stanno acuendo anche nel ricco mondo occidentale le diseguaglianze. Queste potrebbero incidere, in che modo incidono sulla tutela della salute pubblica? Le diseguaglianze è evidente che incidono naturalmente sulla salute pubblica per tantissimi motivi.
perché le persone che sono povere hanno oggettivamente, per tutta una serie di motivi, una maggiore difficoltà ad accedere ai servizi di vario tipo, perché anche già semplicemente il fatto che devono muoversi, prendere un taxi o così via, cambiare, andare in una città diversa. E poi il problema generale sulle diseguaglianze è che le persone che tendono ad essere povere tendono ad avere un'istruzione molto più bassa, e quello che mi pare è che tutta una serie di studi hanno fatto vedere che e lì è più complicato, ma c'è una tendenza a pensare che le persone con una maggiore istruzione abbiano una vita media più lunga, proprio perché questa istruzione gli permette in qualche modo di identificare i sintomi delle malattie, capire quando preoccuparsi, quando andare dal medico senza trascurare le cose. Quindi le diseguaglianze, io sto parlando in Italia, poi è chiaro nel resto del mondo è del tutto evidente, ma già in Italia abbiamo una situazione in cui la mortalità infantile nel sud è decisamente più grande della mortalità infantile nel nord. Mi pare si passi dal 3 per 1000 a 4 per 1000, non vorrei sbagliare le cifre. Però ma sono dati importanti. C'è una 30% di differenza, che è dovuto al fatto che gli ospedali del sud non sono organizzati da questo punto di vista in maniera ottimale, come sempre fate bene fratelli è organizzato. Bene, professore, io la ringrazio molto a nome degli internisti italiani, e noi internisti vogliamo mettere insieme, come lei ricordava, l'empatia, l'approccio umano, l'esperienza clinica e il metodo scientifico, proprio per affrontare la complessità del paziente. D'accordo. Grazie davvero. Grazie a voi. A nome di tutti. Grazie, arrivederci.